l'idea parte da quattro lettere che sono state scritte a Gigliola Cinquetti. Lei ha vinto nel 1964 il Festival di Sanremo con la canzone Non ho l'età, e da quel momento in tutto il mondo le persone hanno iniziato a scriverle. E questo film racconta quattro storie di emigrazione partendo dalle lettere che gli emigranti scrivevano a Gigliola Cinquetti. Si rivolgevano a lei per chiedere aiuto o semplicemente per ringraziarla delle emozioni che la sua musica regalava. La giovanissima Gigliola Cinquetti, dopo la vittoria al Festival di Sanremo, diventò per molti un punto di riferimento, tanto da ricevere 140.000 lettere, con storie di speranze, sogni, paure, ma anche di emigrazione italiana in Svizzera. E proprio quattro di queste storie, due delle quali calabresi, con Carmela Di Montauro e Don Gregorio Di Davoli, si incrociano nel documentario Non ho l'età, del regista ticinese Olmo Cerri. Volevo che lei sapesse quanto io le volevo bene in quel momento lì. E che perciò ho scritto una letterina. Tante volte venivano le lacrime a questi uomini, questi giovani uomini, quando cantavano, e magari alla fine della canzone battevano le mani sul tavolo. E mannaggia le migrazioni! Incontriamo il regista alla stazione di Montauro Scalo, luogo simbolo di una partenza verso un futuro migliore. Proprio qui abbiamo girato una delle scene che secondo me sono più commoventi di questo film. Ci sono due dei nostri protagonisti che raccontano la partenza con questi viaggi terribili che duravano ore, storie che penso che siano di tante calabresi. Qual è il messaggio di questo lavoro? Che l'immigrazione c'è sempre stata e adesso l'Italia, ma anche la Svizzera, diventano un paese di accoglienza, e forse è importante non fare gli stessi errori, quindi cercare un po' di evitare alcune derive razziste o xenofobe, cercare di avere un po' di umanità nell'accoglienza. Non bisogna mai lasciare, mettere da parte l'umanità. Dopo il grande successo in Svizzera, il documentario sarà proiettato anche a Davoli Marina giovedì 2 agosto. Rossella Galati per la CNews 24.